I motori della rivoluzione, una raccolta di sei storie che intrecciano ricerca storica, indagine storica e finzione letteraria su scenari storici, sei scenari storici che hanno al centro il tema della rivoluzione, come motore, anzi motori al plurale, sia in senso reale che metaforico, di cambiamento. Cambiamento radicale di un sistema di potere che spesso ci accomuna e che fino a quel momento è condiviso come rappresentazione stessa della realtà. Allora, dopo la lettura mi sono detto, ma più che interrogarsi su che cosa ci insegna la storia, forse bisognerebbe interrogarsi su cosa ci insegna l'immaginazione letteraria, perché nell'immaginazione c'è questo intreccio singolare tra storia, vita individuale, emozionale della nostra quotidianità e questo desiderio di cambiamento. Ora, questo intreccio oggi, in cui non si parla più di rivoluzione, questo intreccio sembra non funzionare come cuore di un bisogno di rivolta, di lotta, di condivisa, collettiva. Allora, se ci interroghiamo su come l'immaginazione apre al senso del possibile, mentre oggi è dominante il mantra che non c'è alternativa, forse riusciamo a trovare un po', come dire, il cuore di un potenziale rivoluzionario, di rivoluzione come bisogno collettivo. Grazie per l'ospitalità e per avermi dato la possibilità di partecipare già a una forma rivoluzionaria di presentazione di un libro, dove c'è una partecipazione attiva e uno scambio diretto sui temi. Quindi questo fa parte dello spirito del libro che io ho immaginato. In questo modo volevo riparlare di storia e parlare anche di temi di cui non si parla più, dei maestri, dei personaggi storici realmente esistiti, ripartire dalle loro idee e soprattutto dalle loro idee rivoluzionarie. E così ho partorito il primo racconto che è ambientato in America Latina. E in un modo non scontato sono ritornata a un personaggio importante. Che tutti conoscono, ma diciamo danno anche per scontato. Sono ripartita da Che Guevara e dal viaggio che fece con Alberto Granado in America Latina. Ma era un Che Guevara, non che conosciamo tutti, o che conoscono anche le giovani generazioni. Era un ragazzo che intanto ha iniziato quel viaggio come, io dico sempre, se fosse andato in Erasmus. Come se fosse partito per fare un viaggio e studiare il suo continente. Non aveva quelle idee rivoluzionarie, cioè se si va ad approfondire la sua biografia, anzi non aveva l'intenzione di fare un viaggio e di fermarsi tra la popolazione. È partito, in realtà stava andando a trovare una fidanzata, intanto. Cioè, quindi, per quello mi piace anche raccontare che c'è un'umanità, cioè c'è una persona che è partita ed era un ragazzo comunque di un'alta borghesia argentina che aveva studiato, che aveva raccolto il testimone lanciato dall'amico che invece era più formato, era più grande. Granado era formato anche politicamente e aveva già le idee chiare. È partito pensando poi di fermarsi per fare il medico. Quindi si trascinò un po' dietro questo giovane Che Guevara con questa motocicletta, che è un motore. Tra l'altro, appunto, partendo da questo primo racconto, poi io ho deciso di inserire i motori reali e i motori metaforici come simbolo appunto di cambiamento e di libertà. Questa motocicletta non arrivò poi alla fine del viaggio, loro proseguirono a piedi e quel viaggio fu un viaggio rivoluzionario per Che Guevara, ma a livello interiore. E quindi toccò delle corde profonde e cambiò il suo modo di vedere la realtà che andò a incontrare e non tornò più indietro e si trasformò. E quindi
ripartire da lui mi ha fatto pensare e mi ha dato lo stimolo per appunto ripartire a parlare di storia, rendendo protagonisti e vivi i personaggi che hanno fatto delle rivoluzioni importanti. Perché poi molti amici storici poi provocano, dicono: no, tutto fallito, tutto no, vabbè, no, di lì sono partite invece delle cose fondamentali, delle conquiste che ancora adesso per noi sono importanti, loro le hanno fatte partendo da delle condizioni comunque molto disastrose. Che Guevara e Granado partono nel mio racconto e incontrano una comunità che all'interno di una ipotetica Argentina, ma potrebbe essere un Cile, potrebbe essere un'altra nazione che è stata colpita dalle dittature, incontrano una comunità dove si fa resistenza, dove ci sono anche dei protagonisti di quei tempi, ci sono delle suore, dei preti che organizzano la comunità e cercano di essere motore di cambiamento, cioè si mettono in discussione e aiutano la popolazione locale per ribellarsi a una dittatura che si sta affermando. Quindi Che Guevara e Granado arrivano e portano questo pensiero rivoluzionario. Ovviamente loro hanno fatto il viaggio negli anni 50, qui stiamo parlando degli anni 60-70, quindi c'è uno sfasamento. Tutti i racconti sono così, non sono sempre collocati nel contesto storico e cronologico corretto, ma poi ci sono delle note storiche che rimandano il lettore a fare gli approfondimenti e quindi a fare un discorso attivo sulle fonti. Ho pensato che inventare delle storie, dicendo anche delle cose che invece realmente sono accadute, potesse essere uno stimolo per tutti, ma in particolar modo anche per i ragazzi, per interessarli, perché molti dicono: no, vabbè, la storia è noiosa, la storia è fatta di statistiche, dati, sappiamo bene che di solito mettono in campo queste argomentazioni, e invece volevo avere un approccio empatico, dare dei volti a delle persone che poi diventano protagonisti di questi racconti, ma appunto volevo anche però inserire veramente dei contesti storici reali e dei personaggi realmente esistiti. Nel primo racconto si parla di ragazzi anche che si rincontrano in una prigione. Uno di questi ragazzi ha subito una sorte drammatica perché da ragazzino è stato costretto ad entrare nelle forze reazionarie, a diventare un violento, ma quando rincontra una ragazzina che in queste violente prigioni che ci sono state realmente viene scosso, e quindi anche lì c'è una scossa, c'è nuovamente un motore che lo spinge a cambiare rotta e a risalire su una motocicletta e aiutare la ragazza a trovare una via di salvezza. Poi appunto invento una direzione particolare rispetto a questa piccola comunità di cui non vi svelo molto, però se volete vi leggo qualche pezzettino del primo racconto, poi possiamo iniziare a entrare nel merito. C'è un punto di inizio e un punto di fine, in mezzo c'è la vita. America Latina, un mese dopo un colpo di Stato, l'ennesimo colpo di Stato militare che porta al potere una violenta dittatura, in un carcere di massima sicurezza per i prigionieri politici. In cella, ore 21:50, 4 agosto 1976. La porta della cella si chiuse con un colpo di mano deciso. Da lì nessuno sarebbe mai dovuto uscire vivo, per ordine del generale della Junta. Ma Violeta sapeva che ce l'avrebbe fatta, che sarebbe tornata viva e sulle sue gambe ad Agua Florida. Sapeva che avrebbe potuto contare sulle promesse fatte da Don Juan e da sua nonna nei sogni, e che Ernesto e Alberto non si sarebbero mai rimangiati la parola. Sarebbe tornata al suo lago antico tra i vulcani, l'ombelico del mondo Maya, dove le antiche tradizioni dei suoi antenati vegliavano sull'inesorabile scorrere del tempo. Ho voluto anche
dare un valore a quelli che sono gli antenati e le tradizioni di questi popoli, che in quel momento comunque e per quelle popolazioni sono stati fondamentali e importanti. Quindi anche lì qualcuno mi dice: ma non c'erano i Maya? Sì, c'erano Maya, Azzechi, però io invento un posto per arrivare un po' alla mia biografia, perché a volte mi chiedono: ma sei andata, che cosa ti ha ispirato? Di sicuro, vabbè, Che Guevara e Granado sono stati oggetto di studio da sempre, dal liceo, dall'università. Ho avuto la possibilità di fare un viaggio in America Latina, ma perché ho scelto come viaggio, l'unico importante viaggio che ho fatto al di là dell'oceano, l'ho fatto Messico, Guatemala e Cuba. Guatemala perché da giovane, molto giovane, ho avuto la fortuna di assistere alla consegna delle chiavi della città a Rigoberta Menchú. E quindi mi colpì, presi il suo libro, incredibile, mi chiamo Rigoberta Menchú, lei portava questa, la testimonianza di ciò che viveva la popolazione degli altipiani guatemalteca, ancora appunto quegli anni, che comunque erano anni 90, quindi sì, si parlava di vecchie dittature, le avevamo studiate, quelle che si erano concluse anche poi negli anni 70-80, ma c'era, e purtroppo voglio dire ancora adesso alcune situazioni non sono tuttora risolte. Ma lì c'è una grande tradizione rivoluzionaria dal basso che ha continuato, quindi io ero molto interessata a provare a fare un viaggio e ad andare a visitare quei luoghi. E quindi il viaggio è iniziato a Città del Messico, dove ho avuto l'opportunità di andare a vedere lo studio di Frida Kahlo e Diego Rivera. Ero terrorizzata da Città del Messico, invece è una città comunque molto particolare e anche molto accogliente, con una storia incredibile. E poi da lì sono andata in Chiapas e c'erano ancora diciamo gli strascichi di Marcos e di quel tipo di proteste, che appunto nascono ancora lì, comunque dal basso. C'è un'organizzazione pazzesca, ma perché le condizioni comunque delle popolazioni contadine e più antiche non sono così cambiate. E poi sono arrivata in Guatemala e ho avuto l'opportunità di fare dei giri negli altipiani, e appunto anche qui parlo del 2000, mi era rimasta nel cuore l'America Latina, ma volevo ripartire da due miti, da un mito soprattutto, da Che Guevara, che fa questo viaggio, cambia come uomo e dà una spinta importante ai movimenti rivoluzionari successivi, ed è morto anche come voleva, diciamo, morire, perché per lui la rivoluzione era la cosa più importante, quindi ha sempre aiutato e ha portato avanti questo pensiero rivoluzionario. Questo mette in campo anche temi importanti, come sulla violenza, sulla resistenza, che poi vengono fuori del libro e andrebbero approfonditi.